Grandissimi, sono Indo ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi, grandissimi miei, ritorna Lancer Indo. Per chi non sapesse cosa sia Lancer Indo, tanto un po' grave, eh? Però Lancer Indo, grandissimi miei, è quella serie in cui vado a rispondere alle vostre domande che mi avete fatto sul mio profilo Instagram nell'apposita Instagram Stories. Quindi qua vedete tutte le domande che andrò a rispondere oggi e mi raccomando, ovviamente, seguite sul mio profilo Instagram Indovinox EX per partecipare ovviamente al prossimo Lancer Indo e per vedere contenuti anche un po' intriganti su di me. Non so quale cappello mettere, sinceramente, perché i miei capelli sono abbastanza rivedibili stamattina, quindi le alternative sono questo cappello qua, di Cleveland, o questo cappello qua, di OKC. Come vedete bene, sono un fan dell'NBA. Quindi, visto che sono indeciso, o non metto niente, oppure metto un cappello diverso da ogni domanda. Lollo Yagro 96 ci chiede: se tu potessi scegliere in quale assassino trasformarti e vivere la sua storia, quale sceglieresti? Sinceramente mi trasformerei Inizio, soltanto che non vivrei la storia del dramma familiare, che è abbastanza pesante e anche segna la sua esistenza effettivamente, quindi forse la scelta di Ezio non è la migliore. Però c'è un assassino che non ha un dramma familiare? Edward Kenway non ha un dramma familiare, però tutti i suoi amici vengono uccisi. Boh, non lo so, probabilmente Ezio, però senza il dramma familiare, per favore. O Edward, la vita da pirata è molto più intrigante, ecco. Comunque loro due, perché le loro storie mi fanno impazzire davvero tanto. Enrico Fabri mi chiede: quali sono i tuoi piani per il futuro? Che lavoro vuoi fare? I piani per il futuro, sinceramente, non sono dei piani per la lunghissima durata, per ora sono nel medio termine, ovvero sto facendo un master in marketing digitale e comunicazione e a breve inizierò degli stage in aziende, quindi quello è il medio termine che sto pensando. Sto insegnando dei corsi di informatica e quindi quelli sono i piani, gli unici piani che riesco a vedere, fino diciamo al conseguimento del master. E che lavoro voglio fare? Una bellissima domanda, ti dico semplicemente: mi piacerebbe tantissimo rimanere nell'ambito degli eventi, quindi organizzazione di eventi, tutte queste cose qua legate comunque sia alla comunicazione che al marketing. Ligiogram 9904 mi chiede: fra un raduno evento Napoli, desidero troppo incontrarti, sei un grande. Grazie mille Gido, tu sei un grandissimo. Mi piacerebbe moltissimo fare un raduno evento a Napoli, era un'ipotesi anche balenata al tempo durante l'organizzazione di alcuni fan day, soltanto che purtroppo o si fa qualcosa nostra, quindi mia o di chi potrebbe essere con me all'evento, quindi indipendente, fatta con le nostre spese a nostro carico, o se no si fa qualcosa con Ubisoft, ma vedo difficile, da quello che gira nell'aria, poter organizzare qualcosa di Assassin's Creed nel breve, perché finora tutti gli eventi fatti sono stati comunque principalmente a Roma e Milano. Non so prevedere il futuro, quindi, nonostante sia un indovino, quindi ti dico che mi piacerebbe moltissimo fare un raduno, un evento a Napoli. Prima o poi io ci verrò a Napoli per conto mio, quindi in qualche modo ci vediamo, non ti preoccupare. Gabriel Underhouse mi chiede: ciao Indo, quando pensi verrà rilasciato un remake o remaster 10.1? Che si collega anche alla domanda di Nicola Bianchi, che mi chiede appunto sempre quando mai secondo me uscirà un remake del primo Assassin's Creed. Credo sinceramente possa uscire l'anno prossimo, prima dell'avvento della PlayStation 5, ormai già annunciata, della possibile nuova Xbox, perché effettivamente non penso che questo remake di Assassin's Creed 1 possa essere rilasciato su PlayStation 5 sulle nuove console. Penso che venga rilasciato effettivamente su queste console ancora. Avrebbe più senso secondo me. Scaramouche mi chiede: dove sei? Sono del nord Italia, più precisamente abito vicino a Milano, sperso tra le campagne lombarde. Riccardo Delia mi chiede: che musica ascolti? Guarda, ascolto moltissimi generi, caro Riccardo, vanno dal rap al pop, pochissimo rock, però qualcosina. La trap non mi fa impazzire, però qualcosa ascolto. Ascolto anche la musica commerciale che va tranquillamente in radio. Diciamo che vado molto in base alle giornate. Ci sono giornate in cui sono da rap un po' hardcore, ci sono giornate in cui sono un po' più da pop, ci sono giornate in cui sono più invece da rap o trap spensierate e così via. Principalmente questi qua sono i miei generi, ecco. Cristian Michelin mi chiede: la tua prima console? La mia prima console è stata il
Game Boy Advance, perché non ho avuto il Color, mi dispiace tantissimo dirlo, ma non ho avuto il Game Boy Color, ma ho avuto il Game Boy Advance. È stata una console che ho strausato ed è stata, da Nintendo è stata in generale, la mia prima casa produttrice di console che ho amato, perché ho avuto l'Advance, il DS, l'SP, anzi l'Advance, l'SP, il DS, e poi mi sono affacciato sulle console con PlayStation 2 e così via. Ma prima, se non mi sbaglio, ho avuto l'Advance. Il primo di tutti è l'Advance. GR Condor mi chiede: assassino preferito? Ezio Editore da Firenze. Saroni mi chiede: secondo te quando uscirà il prossimo videogioco? Allora, se intendi il prossimo videogioco di Assassin's Creed, ci sarà il remake secondo me a inizio 2020, e il prossimo Assassin's Creed uscirà a fine 2020 per le nuove console. Non so se sarà un videogioco quindi cross-gen, quindi sia per le console attuali che per quelle nuove, ma per me a fine 2020 esce un nuovo Assassin's Creed. Come ti chiami? Il mio nome è Andrea e Indo, visto... Vabbè, a parte i vicini che mi suonano per chiedermi se sento anch'io rumori strani, ovvero i fantasmi, va bene? Stavo rispondendo a Francesco Coccia e stavo dicendo che appunto il mio nome è Andrea, ma il mio soprannome Indo è un soprannome che esiste davvero, cioè non è un soprannome creato ad hoc per YouTube, a me in giro per, diciamo, le città che frequento mi chiamano Indo. Dark Samurai Rage mi chiede: farei mai un video dove parlerei delle tue teorie su Assassin's Creed in Giappone? Assolutamente sì. Stealth Gamer mi chiede: come finirà C? Templari e assassini si uniranno? Bellissima domanda, è da video sinceramente, quindi se non ti dispiace prenderò questa idea per farci un video. Ti dico soltanto che inizialmente C doveva essere una trilogia, direi che sono andati molto avanti. Non so se Templari e assassini si uniranno prima o poi. Le trame possono far intendere anche questo, che prima o poi ci sarà un'unione di intenti tra Templari e assassini, e sinceramente non è neanche impossibile. Poi Fanpage Indoivo mi chiede: che avventura hai intrapreso quest'estate? Bentornato grandissimo, grazie mille, grandissimo. Quest'estate ho fatto da... Che cacchio c'ho nell'occhio, aia. Quest'estate ho fatto davvero 2000 giri, in giro per l'Europa, non soltanto per l'Italia. Sono andato all'Isola d'Elba, sono stato in Trentino, sono andato a Lloret de Mar in Spagna, sono andato a Creta in Grecia. Ne ho davvero fatti tutti i colori quest'estate di giri e sono stato molto felice perché ho passato davvero una bella estate. Gian Lorenzo Mazza mi chiede: secondo te il presente si è un minimo riscattato con il DLC Il Destino Atlantide? Se partiamo con una idea di presente che è uguale a zero, sì, non è stato un DLC completamente vuoto. Ha avuto comunque un plus, una cosa positiva rispetto al presente. Secondo me non ci siamo comunque, cioè, no. Walter Mascaro mi chiede: secondo te tornerà mai Desmond? Non è impossibile perché la porta l'ha tenuta sempre aperta a riguardo, quindi perché no? Luca Signo 98 mi chiede: farai sempre video sullo Assassin's Creed / Ubisoft o porterai altri giochi? Per ora continuo su Assassin's Creed e sì, continuo anche su Ubisoft per ora, perché c'è un gioco che mi interessa moltissimo, di cui vi parlerò a breve, che ha sviluppato sempre Ubisoft, e quindi per ora vado avanti così. Poi il Credo mi chiede: sei un direttore creativo, come sarebbe il tuo gioco? Quali meccaniche implementeresti? Domanda davvero gigantesca. Ti dico semplicemente un punto chiave, fulcro, che implementerai nel mio gioco, nonostante mi ispiri tantissimo a essere un direttore creativo. Il mio gioco sarebbe un GDR, che mi fanno impazzire, con un sistema di scelte forte, marcato, pesante, nel senso che una scelta cambia davvero ed effettivamente il destino del personaggio e del mondo attorno al personaggio. Diciamo che c'è anche qualche frecciatina dentro questa risposta. Eagle of the Creed mi chiede: qual è la sensazione nel vedere un tuo fan che ha un sorriso grandissimo per la felicità? Bellissima, credo che sia l'emozione migliore che può darti YouTube. Incontrare chi mi segue, cambiarci due parole, un saluto, anche un abbraccio, una stretta di mano, anche una foto e un autografo, quelle stimolano molto l'ego delle persone sicuramente, ma tutti gesti bellissimi che ti fanno stare bene e mi fanno stare molto bene. Quindi, wow. Davvero una sensazione wow. Poi Thomas Massara 02 mi chiede: da 1 a 10 quanto valuteresti la tua esperienza da C-Symphony e perché? Ti dico 7,5-8, perché è stata una bellissima esperienza, mi sono molto divertito, mi sono molto emozionato, non ho pianto, però mi sono molto emozionato, i brividini dietro la schiena li ho sentiti, è stata molto bella, però non ci sono gli ologrammi, che io ho visto nella prova esclusiva alla Spezia, che ho preparato anche sul canale,
che però hanno deciso di non metterli, e secondo me è una mancanza triste, perché l'avevano molto sponsorizzato anche con questi ologrammi l'evento, e che non ci siano è una mancanza. Li avrei voluti vedere, e penso ancora tutt'oggi che siano una bella implementazione da fare e da aggiungere. Ultima domanda di Davide Maldera 10, che mi chiede: come stai? Davide, io ti voglio bene, perché è una bellissima domanda, perché nessuno lo chiede mai come stai. Ti dico, è un momento di un po' stress questo. Sto facendo 250.000 cose, ho 250.000 cose che mi stanno mettendo alla prova, tra cui molte nuove avventure da iniziare, da intraprendere. Quindi molto di stress e di ansia in generale, in cui davvero mi devo fare il mazzo per poi fra qualche mese vedere i frutti di questo mio mazzo che mi farò ed essere felice con me stesso e contento con me stesso di quello che ho fatto. Quindi è un momento tosto, però ci devo dar dentro. Niente grandissime, grazie a tutti per le domande. Vi ricordo come sempre di seguirmi su Instagram per potermene fare delle altre. E per questo è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!